prima di tutto vorrei ringraziare il Consumer Forum. Vorrei ringraziare Consumer Forum per l'invito che abbiamo accettato molto con grande piacere. Porterò i saluti anche del presidente del consiglio d'amministrazione, che è la dottoressa Sue Davis, con inglese. Allora, breve piccolo passo indietro per inquadrare l'EFSA. Quindi l'EFSA nasce nel 2002 con il regolamento 178, che è quello che ridisciplina a livello comunitario tutta la materia della sicurezza degli alimenti, e nasce per cercare di recuperare la fiducia del consumatore dopo le grandi crisi che ci sono state a fine anni 90, che sono state anche ricordate prima dal professor Macri, la grande crisi di Ossina, crisi BSE, eccetera eccetera. L'obiettivo del legislatore comunitario è stato quello di stabilire nuove regole e in particolare di cercare di separare nettamente la parte di gestione del rischio da quella di valutazione del rischio, perché in precedenza i due aspetti dell'analisi del rischio, appunto gestione e valutazione, erano assieme, c'era una certa confusione. Quindi a Bruxelles nelle stesse strutture, in dipendenza delle stesse autorità, lavoravano sia gli scienziati che stabilivano se una cosa è pericolosa o meno, che i gestori del rischio, quindi le direzioni generali, che assieme ai responsabili dei paesi membri invece adottavano poi le misure per intervenire. Quindi nasce nel 2002 con questo obiettivo di recuperare la salute del consumatore. All'inizio è una piccola struttura che sta a Bruxelles, poi nel 2004, ce lo ricordiamo tutti, a seguito di battaglie anche a livello politico, fortunatamente vinte dal nostro governo, la sede viene stabilita in Italia ed è a Parma. Allora, da allora, cioè dal 2004, da quando quindi l'EFSA si è stabilita a Parma, molte cose sono state fatte. Inizialmente era un nucleo di 50-60 persone, adesso l'EFSA è un'organizzazione, un'agenzia europea, che possiamo considerare matura, con circa 470 persone che lavorano all'interno. Abbiamo dall'inizio dell'anno scorso, inizio 2012, una nuova sede che è nella città di Parma, una sede che mi fa piacere poter dire che è stata costruita grazie all'aiuto, alla disponibilità della città di Parma, del governo italiano, eccetera eccetera, ma che è una sede che essa sta pagando pagando le rate di un mutuo, e in 25 anni diventerà proprietaria di questa sede. Noi adesso stiamo spendendo nel 2013, negli anni futuri, una cifra per pagare le rate di questo mutuo che è inferiore agli affitti che pagavamo prima. Quindi questo lo dico perché lavoro in Italia, lavoro nel Ministero della Salute, sono un collaboratore del dottor Marabelli, quindi questo è l'altro cappello che ho. Le situazioni in Italia purtroppo non è analoga per quel che riguarda questo aspetto delle sedi e dell'acquisizione delle sedi, eccetera. Cosa ha fatto l'EFSA in questi 10 anni? Ha lavorato molto e il ritmo, diciamo, e le dimensioni di attività sono aumentate progressivamente a mano che l'EFSA cresceva. Sono stati adottati in questi 10 anni circa 3.000 tra pareri, opinions scientifiche, linee guida, metodologie di valutazione, eccetera. Quindi tutta una serie di documenti scientifici che sono pubblicati e voi potete trovare sul sito. Per quello degli obiettivi dell'EFSA, di poter lavorare con la massima trasparenza e indipendenza, cosa sulla quale siamo osservati in modo continuativo da tutte le associazioni del mondo della produzione, del mondo del consumo, e quindi c'è una grossa attenzione su tutto il lavoro dell'EFSA. Ed è per quello che l'EFSA si è dato una metodologia di lavoro che ha come obiettivo quello di cercare di essere il più indipendente possibile. Indipendenza assoluta non c'è, però tra le
32 agenzie che lavorano per l'Unione Europea, per la Commissione Europea, l'EFSA è stata valutata come l'agenzia che ha misure dal punto di vista della indipendenza, della valutazione di tutto il personale che ci lavora, scienziati eccetera eccetera, più avanzate, più credibili. All'interno dell'EFSA c'è una netta separazione anche lì tra la struttura, che è quella che svolge una funzione un po' di segretariato, di facilitatore dei lavori, e gli scienziati che invece esprimono i loro pareri e fanno la valutazione del rischio. Questo è un altro aspetto molto importante. Lo dico perché ogni tanto ricevo anche delle telefonate in cui mi si dice: ah, ma abbiamo fatto la domanda, vorremmo, in qualche modo mi si chiede di poter intervenire, no? sui pareri che sono in corso. Io ovviamente stoppo su e dico: guardate, il consiglio di amministrazione, ma non solo il consiglio di amministrazione, anche la struttura operativa, non può mettere bocca in nessun modo su quelli che sono i pareri, che sono invece rilasciati dai panels, perché l'organizzazione del lavoro è costituita in questo modo. Ci sono 10 panels, inizialmente erano 8, poi sono stati sono cresciuti di numero, sono 10 panels, ciascuno dei quali opera e dà i pareri in un certo settore specifico, che sono dalla sanità animale alla sicurezza biologica degli alimenti, pesticidi, additivi, malattie delle piante, 10 sono. Ciascuno di questi panel è costituito da 22-23 esperti, scienziati, i quali poi lavorano anche attraverso gruppi di lavoro, per cui complessivamente ci sono circa 1000 scienziati, prevalentemente europei, prevalentemente provenienti dai 27 paesi dell'Unione Europea, ma non esclusivamente, perché laddove su aspetti specifici, particolari, nel processo di selezione di questi scienziati non siamo riusciti a trovare lo scienziato giusto per quello specifico settore, la ricerca si è estesa a tutto il mondo. Abbiamo quindi nei panel dell'EFSA anche scienziati che vengono dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti. Quindi perché l'obiettivo è la scienza prima di tutto, cioè il parere del panel deve essere un parere che è fondato dal punto di vista scientifico. Preciso questo perché, devo dire, qualche volta, anche in tempi recenti, mi ha dato un po' fastidio vedere notizie di stampa che equivocavano sul ruolo di EFSA. Nella crisi di qualche mese fa sulla questione delle carni equine, già ne ha parlato prima il professor Macri, ho letto da parte di qualche organizzazione anche italiana dire: ah, ma l'EFSA, perché l'EFSA non interviene? L'EFSA non interviene perché non è il compito suo. L'EFSA non ha nessun compito in materia di controlli né negli stabilimenti né nella filiera distributiva o di vendita, non ha neanche compiti in materia di ricerca. Li vorremmo, però per la ricerca ci vogliono fondi. Ciò che facciamo, ciò che possiamo fare per quel che riguarda la ricerca è di presentare i nostri progetti all'agenda della ricerca europea, a Horizon 2020, eccetera, ma non abbiamo fondi nostri, non abbiamo laboratori. Ciò che fa l'EFSA è la valutazione del rischio, quindi per ogni problema, viene fuori il problema delle Escherichia coli, della melamina, l'EFSA studia, approfondisce il problema per vedere se ci sono dei rischi o meno su questa, la presenza di questa sostanza. Con quali tempi? Nel senso, durante le emergenze siete in grado di intervenire o lo studio per sua natura richiede tempi talmente lunghi che qualcuno? No, devo dire che negli ultimi anni siamo riusciti a darci delle procedure d'urgenza, anche l'abbiamo dimostrato col caso Melamina, in 48 ore c'è stato il parere, anche lì è una cosa piuttosto urgente. Insomma, c'è un meccanismo di fast track che è immediatamente operativo, quindi gli scienziati che poi diciamo vengono da diversi paesi d'Europa, magari che avrebbero anche tempi lunghi per poter arrivare a Parma, che non è un luogo felicissimo dal punto di vista logistico, tant'è che questa è stata una delle crisi, una delle critiche che ci sono state rispetto alla scelta di Parma come sede.
però c'è un meccanismo, quindi grazie, facilitato dai collegamenti tecnologici, per cui in questi casi si apre subito un confronto, diciamo, con videoconferenze, eccetera, eccetera. Allora, aggiungo questo, perché probabilmente ho già quasi esaurito il mio tempo. Nella riorganizzazione, essa è un organismo, diciamo, in continua evoluzione, negli ultimi 5-6 anni ha assunto sempre più importanza nel lavoro di essa la valutazione dei prodotti soggetti ad autorizzazione. Abbiamo ricevuto 3.000 domande per quel che riguarda i claims, ne abbiamo altrettante per quel che riguarda gli additivi, additivi per mangimi, pesticidi. Quindi l'EFSA si è riorganizzata di modo da focalizzare una parte di EFSA che lavora in particolare sui prodotti soggetti ad autorizzazione, per i quali c'è qualcuno che ha fatto richiesta, qualcuno che sta aspettando. Quindi abbiamo cercato di organizzarci in modo che il privato, chi pone la domanda, possa avere una risposta in tempi ragionevili, e c'è anche un desk specifico che risponde e che quindi dice: guarda, la tua domanda sta adesso in questa fase, sta in quest'altra, quindi puoi aspettarti una risposta entro lì. È chiaro che l'EFSA, e qui ritorniamo a quello che è l'attività di EFSA, è un valutatore del rischio, quindi l'autorizzazione poi non la dà l'EFSA, ma l'autorizzazione la dà la Commissione Europea, che sulla base del parere dell'EFSA, le sue procedure, i comitati, la catena alimentare, eccetera, sottopone la materia a quindi questo comitato, e a quel punto poi viene fuori il parere. I pareri, ripeto, sono scientificamente fondati, a volte possono piacere, altre volte meno, no? Quindi l'EFSA a volte è criticato da destra, a volte è criticato da sinistra. Ci sono dei pareri di EFSA, cito quelli che riguardano i claims, che sono fortemente criticati da parte del mondo della produzione, delle grandi imprese, perché li mette in difficoltà, magari li costringe a ritirare dei prodotti che sono già sul mercato. Sull'altro versante ci sono dei pareri come quelli che riguardano l'OGM, Agostino prima ne ha accennato, ma anche i pareri a volte che riguardano sostanze come l'aspartame, no? Che sono pareri per i quali ci sono invece altre organizzazioni, ma a volte organizzazioni dei consumatori, ma non tutte, qualcuna, che sono molto sensibili e ci accusano di lavorare per qualcuno. Invece no, cerchiamo veramente di fare un lavoro il più serio, il più scientificamente fondato possibile, tant'è che il panel è un organo collettivo, quindi su ogni singolo diciamo domanda, dossier, c'è un gruppo di lavoro che ci lavora, ma poi c'è la valutazione di tutto il panel e poi ogni parere è sottoposto a una peer review. Quindi, diciamo, dal punto di vista metodologico, nei pesi e contrappesi, insomma, dal punto di vista metodologico le procedure sono veramente solide, e questo ci è riconosciuto da agenzie analoghe che appartengono ad altre aree del mondo, come l'FDA, con cui lavoriamo in stretto contatto, come con la Commission on Food del giapponese, con altre agenzie. Io mi fermo qua e rimango a disposizione se ci sono domande o richieste di approfondimento.